Tantissimo, tantissimo perché soprattutto il primo periodo noi abbiamo perso le tracce, non potevamo avere informazioni riguardo a nostra mamma, non sapevamo cosa stava succedendo, poi a un certo punto sono arrivate altre informazioni che il Covid cominciava a creare delle grosse problematiche, anche ahimè i primi decessi, e noi non avevamo. Tutti i giorni telefonavo, cercavo di mettermi in contatto con i medici perché con mia mamma non potevo ed è stato quasi 2 settimane in cui questa cosa veniva sempre, mi scrivevano in ipotetiche liste d'attesa che poi in realtà non venivano cancellate, non lo so. E quindi è stato veramente molto molto duro. E anche ricostruire che cosa stava succedendo e sapere finalmente che mia mamma era stata, tra virgolette, miracolata, è stata una liberazione, però tutto quello che c'era intorno, di come venivano gestiti anche gli operatori e tutto quanto, questo per noi è Cioè sempre lei ha stato un sentito mistero. che c'erano delle cose che E non anche. andavano, che non funzionavano, al di là del fatto che poi per fortuna Ma sua mamma sta il bene. problema è che se uno non sa niente, se uno non sa niente e vengono. C'era questo bollettino che leggevamo, perché c'era un bollettino ogni tanto che veniva fuori sul sito del Trivulzio che ci dava delle informazioni, ma erano molto vaghe, non si capiva a che giorni si riferissero, era veramente molto difficile. E Senta Letizia, poi, come vi appunto, siete poter parlare lasciate con un con la medico è sua mamma? stato. Che vi siete dette per salutarvi? Finalmente, dopo un po' di tempo in cui lei ha fatto fatica a riconoscermi, poi finalmente ce l'ha fatta. E quindi ci siamo guardate, lei mi ha riconosciuto, ma allora sei proprio tu, perché all'inizio non ci credeva quasi che potesse succedere. E quindi questa mi ha detto, torna, Mamma perché è mia. chiaro che il fatto di non potermi vedere, io sono l'unico riferimento insieme a mia sorella Certo. di quello che è la sua famiglia, di quello che è la sua tranquillità. Ecco. E questo sicuramente ha creato un trauma forte, anche se non lo riusciremo mai a quantificare, però sicuramente è stato molto, molto duro per lei. Se mi metto nei suoi panni di non sapere niente, non poter fare niente, è stato ancora più duro di quello che ho passato io e mia sorella, insomma. Quindi è Letizia, grazie, importante grazie con tutto creare il una cuore per situazione. aver.